Amici, avete riconosciuto la volta decorata e la bella piazza del Duomo qui ad Alba, e siamo a Piazza Duomo. Oggi mangiamo un trittico di piatti dedicati al calamaro. Questa è un'opera d'arte. Vedete che Enrico Crippa, lo chef, ha un senso cromatico fuori dal comune. Adesso mangiamo un trittico dedicato al calamaro. Cominciamo con questo. Questa è una sfoglia di patate. No, questa è una crema di patate alla base, il calamaro all'interno e poi una sfoglia di nero e di patata trasparente. E un brodo di bagnacauda. Il brodo di bagnacauda è eccezionale. Ora, andiamo a vedere. C'è una bietolina verde all'interno. Il brodo di bagnacauda non è così piemontese acciugoso come sembra, eh? È molto delicato, molto fino, una bagnacauda molto francese. La crema di patate è suadente, morbida. Vedete la classe, a parte la classe nei gusti, guardate questa sfoglia trasparente, non so come sia fatta, eleganza, morbidezza, finezza, completano il trittico, un ragù di calamari con pane pesto. Andiamo a vedere. Sembra un risottino di calamaro, una brunoise di calamaro. Questo ha più un gusto di pesce. E poi l'opera d'arte finale è questa. Questa è una sfoglia di patata, guardate che roba, una sfoglia di patata che ricrea un po' un calamaro, c'è una maionese di nero di seppia, molto bene. Un trittico dedicato al calamaro, molto di classe, poi abbinato a uno dei grandi vini del cuore, che è il Pulsar di Piero Vernois 2015. Fresco, preciso, netto. Questo vino non stancherà mai. Dimenticavo, questo è uno dei piatti dell'anno, sicuramente, piatto dell'anno.